è un lavoro comunque molto faticoso. Ovviamente uno dice, ma perché lo fai allora? Perché dà delle grosse soddisfazioni comunque, perché come dicevi anche tu, comunque sei calato in un ambiente naturale, sei libero. Buongiorno Nicola, Buongiorno. benvenuto sull'arte del comunicare. Grazie, buongiorno. Chi è Nicola Savio? Oh wow, no, era più facile di che cosa ti occupi. Con la mia famiglia, io, mia moglie e il nostro figlio, da ormai sono 14-15 anni ci occupiamo di agricoltura, nella fattispecie orticoltura, per il mercato locale e improntata a una sostenibilità ambientale. In questi 14 anni il nostro progetto, che è iniziato come un progetto personale, familiare, senza grandi velleità, è cresciuto diventando prima una piccolissima azienda agricola di produzione di orticole e poi inserendo come attività collaterale, che in realtà ci sta un po' fagocitando ultimamente, la distribuzione di attrezzature mirate per questo tipo di orticoltura, ossia per un'orticoltura dedicata al mercato locale, è improntata a una sostenibilità ambientale e alla, come dire, anche a una sostenibilità da parte di chi l'agricoltura la pratica, perché non muoia in campo in maniera misera e faticosa. Perché non muoia in campo, probabilmente ci vorrebbero dei robot che fanno tutto, e invece l'agricoltura sostenibile io la vedo molto umana, cioè proprio un ritorno al terreno. Sì e no. Sì e no. Quella è anche l'immagine un po', se vogliamo, bucolica di un ritorno alla terra. In realtà in questi 14 anni, consideriamo che noi abbiamo iniziato poco prima del 2008, quando c'è stata una prima grossa crisi economica e che probabilmente si ripeterà adesso anche con quello che c'è stato. Questi sono i periodi in cui quella fascinazione, ossia il ritorno a una terra, alla terra, una vita più a contatto con la natura, cose del genere, ha avuto più seguito. Noi abbiamo visto che molti amici, colleghi, cose del genere, hanno iniziato spinti da quest'idea. Poi è comunque un lavoro. Va organizzato, va gestito, ci vogliono delle competenze. Non è così ideale come sembra, ed è anche un lavoro faticoso tutto sommato, perché poi ti trovi a lavorare un gran bel po' di ore sotto il sole, quando piove, è molto diverso da, per dire, il curare il giardino o un'orticoltura a livello personale, familiare. Notare che noi siamo passati attraverso tutte le sfumature possibili, l'orto personale, che era una giungla impenetrabile ma ci dava da mangiare tutti i giorni, fino a un sistema molto più razionale, perché adesso coltiviamo, abbiamo un ettaro di terreno, non è tutto coltivazione, ma è diviso in piccoli lotti, ognuno circa sui 70 metri quadri, e a rotazione ne abbiamo quasi una decina. Sì, però c'è il giorno in cui non hai proprio voglia di andare a raccogliere i fagiolini chinato per terra. E chi ci va? Devi andare tu comunque, per cui sì, è vero, è un lavoro molto interessante, a contatto con la terra, legato a molte variabili, molte situazioni anche molto positive, però poi comunque rimane un lavoro faticoso, un lavoro in cui si scopre dopo se ci sei tagliato o meno, anche perché poi c'è una responsabilità grossa in quello che facciamo, nel senso che nel momento in cui non consumi tu direttamente i tuoi prodotti, per cui li fai nel tuo orto, te li mangi tu, a posto tutti, ma nel momento in cui tu dai anche da mangiare ad altre persone, tu hai la responsabilità di far star bene le altre persone, non solo di star bene tu perché sei in un bell'ambiente, e per cui entri in un meccanismo che richiede delle responsabilità, dei lavori, dei fastidi, tanti fastidi. Le lumache sono fastidiosissime. L'agricoltura, quella industriale, quella convenzionale, fatta di prodotti di chimici di sintesi e grandi trattori, ha cercato di semplificare un sistema molto complesso, portandolo a due o tre regole di base legate alla chimica.
Nel nostro caso, invece, il tentativo è quello di non cercare di cancellare quella complessità, ma di lavorare con quella complessità. Però diventa, è comunque faticoso, cioè non è tutto, non hai sempre successi, anzi, hai più fallimenti che successi. Quindi essere agricoltore oggi cosa significa? Sapere che si è un anello di congiunzione tra un sistema naturale e un sistema antropico, che è quello umano, delle città, del dargli da mangiare. E sapere che si sta svolgendo un lavoro che ha tutti gli effetti un lavoro di impresa, ma impresa nel senso più puro del termine, cioè è un'impresa farlo, è una sfida, ed è un'impresa che a differenza di altri tipi di lavori non ha delle basi solide, perché no, il lavoro in agricoltura si basa fondamentalmente su imprevisti e variabili. Non ci sono garanzie di nessun tipo, è sempre un terno al lotto, perché arriva la tempesta, la grandinata, e quello che è in campo è perso. E poi ci sono tutte le variabili del caso, che tipo di coltivazioni voglio fare, il tipo di ortaggi, cicli, come questi si relazionano con il terreno, il tipo di terreno che ho e cose del genere. Per cui, come dire, si è sempre in bilico, è sempre, soprattutto nel momento in cui diventa una professione, può essere snervante. Per cui è un lavoro comunque molto faticoso. Ovviamente uno dice, ma perché lo fai allora? Perché dà delle grosse soddisfazioni comunque, perché come dicevi anche tu, comunque sei calato in un ambiente naturale, sei libero, sei a tutti i livelli positivi dell'imprenditoria personale, per cui sei libero, scegli tu i tuoi orari, fai le tue decisioni aziendali, quello che vuoi, e in più lo fai stando in mezzo all'ambiente che ti piace, un ambiente aperto, che ogni tanto si incavola, ti fa grandinare sulla testa, però spesso ti dà anche dei bellissimi tramonti e delle bellissime albe. E spesso c'è il sole, almeno nella nostra terra siamo anche fortunati. Assolutamente sì. Tutti gli anni cambi tipo di coltivazioni oppure sempre le stesse? Allora, diciamo che tutti gli anni inseriamo qualcosa di nuovo perché è interessante e perché rende il lavoro stimolante. Poi bisogna dire, a livello di richiesta dei clienti, dei familiari, del genere, alla fine le cose che si vanno a mangiare sono sempre abbastanza le stesse. E inserire troppe cose nuove spesso non paga, nel senso che ogni anno noi mettiamo l'ortaggio strano che poi dobbiamo spiegare a tutti come cucinare. Perché è interessante anche quello, è un gioco, diventa un riappropriarsi anche delle abilità nel lavorare in cucina, nel trattare gli alimenti. Non è più solo passo al supermercato, prendo la confezione, vado a casa e mangio. Chiaro che poi hai a che fare comunque con delle persone che magari lavorano tutto il giorno e non hanno tutto il tempo, così tanto tempo da dedicare a una preparazione, per cui cerchi di mediare tra il classico insalata, pomodoro e zucchino, e magari ci butti dentro ogni tanto il cavolo rapa che sembra uscito da un satellite lanciato in orbita, o l'okra, che è una cosa che non mangia nessuno e che nella nostra cultura, perché nella nostra cultura culinaria non esiste quasi, esiste molto in quella indiana, molto in quella africana, però bisogna spiegare bene come cucinarlo, perché sennò è una roba disgustosa. Non so neanche perché la chiamiamo okra, perché in realtà in altre culture si chiama ladyfinger o gambo. Senti, ho letto un articolo sul manifesto che ti hanno fatto e dove si parla di agricoltura sinergica. Cos'è? Noi abbiamo praticato l'agricoltura sinergica per moltissimi anni, soprattutto all'inizio del nostro percorso, quando abbiamo iniziato a cercare di capire come funzionava il sistema del suolo, delle piante, cose del genere. Attualmente l'abbiamo un po' abbandonata come tecnica, ma perché dobbiamo lavorare con un sistema più razionale e più efficiente. Se no, perdiamo ore in campo. C'è sempre un bilanciamento anche tra la qualità della vita e il lavoro che fai, che è da mantenere. L'agricoltura sinergica era eccezionale entro una certa dimensione, dopo per noi è diventata un po' faticosa. È rimasto il concetto dell'agricoltura sinergica, ossia il trucco è nella parola sinergico, ossia considerare non i singoli elementi della coltivazione a sé stante, come fa invece l'agricoltura convenzionale, tende ad avere una visione più frammentata. Noi cerchiamo di
concepire il tutto come una relazione tra gli elementi, per cui gli elementi minerali del suolo, gli elementi organici del suolo, come questi interagiscono con le radici della pianta, come le radici della pianta interagiscono con la parte aerea, come gli insetti interagiscono con la parte aerea della pianta, diventa proprio una mappatura di relazioni in cui tu devi riuscire a vedere quali sono le problematiche, gli sbilanciamenti e andare a intervenire. Ovvio che richiede una quantità di informazioni che è disumana, sinceramente. Cioè, per cui spesso e volentieri si tende semplicemente al convertire tutto in sensibilità. Ok? In realtà no, è una questione che può anche essere normata e razionalizzata in una maniera molto ben precisa. Gli agricoltori oggi come distribuiscono i propri prodotti? Fanno un chilometro zero oppure utilizzano una rete distributiva o la grande distribuzione? È difficile fare un discorso unico, nel senso che fortunatamente, ed è quello su cui stiamo lavorando di più se vogliamo, è la differenziazione di servizio da parte dei piccoli produttori. Nel senso che c'è sempre stata un po' la tendenza a raggruppare i piccoli produttori. Per cui fare la cooperativa, fare il gruppo d'acquisto, fare l'impresa collettiva, cose del genere. In realtà si è visto che premia molto di più una differenziazione. Così come noi diversifichiamo le coltivazioni in campo, funziona anche per chi poi i nostri prodotti li consuma, avere diversificazioni di servizio, per cui abbiamo aziende che fanno l'abbonamento alle cassette, dove tutte le settimane le persone passano e prendono la loro cassetta con verdura, o dipende, c'è chi la fa scelta, c'è chi invece la cassetta è quella fissa, c'è chi fa i mercati contadini classici, per cui prende i suoi prodotti e li porta al mercato, c'è chi continua comunque giustamente a collaborare con i gruppi d'acquisto, per cui arrivano ordini, c'è una gestione degli ordini su WhatsApp e cose del genere. Io ho notato appunto anche guardando con i nostri colleghi in giro cose del genere che la diversificazione paga, per cui ognuno riesce a ritagliarsi una sua nicchia di mercato, un suo tipo di relazione specifica con i clienti che è anche legata alla propria indole. Se io sono un introverso e vivo bene in mezzo a un campo, difficilmente riuscirò ad avere una relazione congeniale con il mercato contadino in cui c'è centinaia di persone intorno, che probabilmente riuscirò a gestire meglio una questione di, non lo so, gli abbonamenti a cassetta, per cui vedo un cliente per volta e me li dilaziono nel tempo. Per cui, come dire, non esiste una strategia unica. Fortunatamente si stanno aprendo tutta una serie di canali che permettono anche ad aziende molto vicine di non farsi concorrenza semplicemente sui prezzi, ma fare concorrenza sulla qualità dei prodotti e dei servizi. Per cui, come dire, ci si divide il mercato anche per come i clienti preferiscono o si trovano più comodi a fare la spesa. Per cui, come dire, si sta molto diversificando, così come si stanno aprendo anche molte botteghe che fanno questo discorso nelle grandi città. Penso alla piccola bottega merenda di Roma, che lavora con solo piccole aziende in autocertificazione, tra virgolette, si conoscono tutti e sanno esattamente come lavorano, però le piccole aziende non avrebbero modo di distribuire su Roma, allora la piccola bottega fa da smistamento. E delle tradizioni cosa è rimasto della tradizione contadina? È rimasta la mitologia. E basta? Spero di sì. Nel senso che, siamo sinceri, la vera popolazione contadina, quella che aveva la vera conoscenza dei luoghi, dei suoli, degli spazi, è stata spazzata via da due guerre mondiali. Dopo c'è stato il boom economico, sono arrivati i trattori e la chimica. Quelle due generazioni che erano veramente in campagna si sono salvati alcuni. In alcune valli si sono mantenute delle tradizioni e delle cose. La grande agricoltura, quella della pianura padana per intendersi, è stata spazzata completamente via, perché quelli che la seguivano sono morti in guerra. Se non sono morti in guerra, quando sono tornati, le famiglie non erano più così numerose da poter portare avanti quel tipo di agricoltura, e allora sono entrati i trattori e la chimica.
Per cui è rimasta, a me spiace, perché io faccio sempre quello cinico TV, però è rimasta un'idea, che è un'idea giusta, attenzione, è un'idea giusta, e come dire, un riferimento culturale a cui fare affidamento, non è un riferimento tecnico, non posso pensare di fare quel tipo di agricoltura, posso pensare di ambire a quel tipo di approccio, ma non a quel tipo di agricoltura, perché quel tipo di agricoltura lì era fatto per tutto un altro tipo di persone anche, che avevano altri bisogni alimentari, che avevano altre strutture sociali, che non esistono più, con l'industrializzazione, col boom economico, col movimento delle persone, che ha comunque portato arricchimento, cioè in Piemonte ti guardavano come se tu fossi matto se coltivavi nell'orto le melanzane ai tempi di mio nonno. Con l'arrivo poi di persone per lavorare alla Fiat, per lavorare all'Olivetti, queste cose qua, hanno portato su anche le loro coltivazioni, per cui ci si è mescolati, e per cui va benissimo, cioè si sta generando una nuova cultura, quella è la parte positiva del discorso. Cioè, quella là è un ottimo riferimento, però ne stiamo generando una nuova. Cioè tutto va avanti, anche nel settore assolutamente dell'agricoltura. Sì. Assolutamente sì, anche perché è assurdo, concepire l'ecologia come un sistema immobile, cioè c'è il panda e il panda sarà sempre lì, è la storpiatura peggiore che si possa fare all'ecologia. Cioè la natura è in movimento, sempre, costante, non si ferma mai, muta costantemente, va costantemente avanti, ci sono piante. Noi ci abbiamo messo lo zampino accelerando dei processi in maniera, se vogliamo, negativa, però ci sono piante che prima qua non esistevano, e che adesso esistono e che si spostano comunque, indipendentemente da noi. Quando poi noi ci mettiamo lo zampino, portiamo la cimice asiatica e facciamo dei danni. Però altre piante non si spostano tranquillamente, i fiori si riseminano, i semi del soffione sono fatti per volare a centinaia di metri di distanza e nel tempo andranno a colonizzare altri posti. L'agricoltura è fatta così, è fatta comunque di mutamento, non può essere immobile. Chiaro che il mutamento può essere buono o pessimo, cioè, se il mutamento si traduce in spalmiamo di diserbanti i campi per coltivarci, che ne so, palme da olio, forse no, forse quel cambiamento no. Meglio di no. Vuoi parlare di Officina Walden? Cos'è? Officina Walden è nato prima, Officina Walden è il nome della nostra piccola azienda agricola. Poi, nella nostra azienda agricola, noi utilizziamo delle attrezzature molto specifiche per poter fare un'agricoltura manuale, ma sostenibile anche fisicamente. Cioè, riuscire a coltivare grosse superfici senza bisogno di trattori, grossi macchinari, soprattutto senza usare chimica di sintesi, ma in maniera serena, cioè senza spaccarci, anche perché comunque siamo in due. Siamo io e mia moglie, per cui abbiamo incominciato nel tempo a selezionare una serie di attrezzistica professionale per quel tipo di agricoltura. Visto che dopo 10 anni le conoscevamo tutte le attrezzature molto bene, le aziende che producono quelle attrezzature ci hanno chiesto di aiutarli nella distribuzione. Noi abbiamo accettato anche perché è un modo di nuovo per promuovere questo tipo di agricoltura. Ossia, se i piccoli hanno delle armi di creazione di massa con cui poter produrre in maniera più efficace ed efficiente delle coltivazioni e poterle distribuire, loro ne hanno un ritorno economico e di sostenibilità ambientale maggiore, per cui riescono a svilupparsi in maniera realmente imprenditoriale. Cioè non lo fanno più solo per la causa, perché ci credono, perché adesso l'agricoltura, la piccola agricoltura è molto legata al ci credo. E ho capito, ci credo, ma poi le bollette le devo pagare. E per cui devo rientrare, devo riuscire ad inserirmi in un discorso di efficienza. Officina Walden adesso distribuisce tutte attrezzature che permettano di aumentare l'efficienza in campo, riducano lo sforzo fisico, pur mantenendo un approccio sostenibile ecologicamente all'agricoltura. Ho visto infatti il post di un'agricoltrice che stava costruendo, assemblando un tuo macchinario. Da sempre gli agricoltori hanno una serie di problematiche che sono legate alle attrezzature in campo. Cioè quando tu sei in campo e ti si rompe un attrezzo, tu devi non solo essere agricoltore, ma essere anche un po' meccanico, un po' fabbro, un po'
un po' saperci fare, e perché devi poi sistemarle quelle attrezzature, perché sennò non c'è fine del lavoro. Per cui tutti gli agricoltori poi si trovano a un certo punto ad avere a che fare con viti, bulloni, corde, una saldatrice, seghe, martelli e cose del genere, perché c'è sempre qualcosa da costruire. Insomma, bisogna saperlo usare le mani in agricoltura. Sì, sì, decisamente. Decisamente. È un lavoro fatto di mani, di piedi, di testa e di cuore, poi, fondamentalmente. E i tuoi progetti per il futuro quali sono? I miei progetti per il futuro non sono molto diversi da quello che faccio adesso. Nel senso, se devo proiettarmi nel futuro, sto facendo la stessa cosa che sto facendo adesso. Ho delle ambizioni, ho delle visioni molto pratiche su quello che sarà il mio futuro. Nel senso che adesso arriva l'inverno, perfetto. Devo sistemare i lotti per seminare i sovesci che trincerò poi prossimo anno, devo recuperare dei teloni per le coperture. Quest'inverno, a novembre, poi dovrò fare la pianificazione per l'anno prossimo di semine e trapianti. Ma non c'è una voglia di divulgazione? In questi 15 anni almeno una decina li ho passati a insegnare, fondamentalmente. A insegnare, a tenere conferenze, a spiegare. Poi mi sono reso conto che c'era un grossissimo limite in questo, nel senso che io raccontavo queste cose, le spiegavo per filo per segno quello che facevo in campo, le nostre esperienze, eccetera. Poi di quelli che erano le persone che assistevano a cose del genere, realmente che applicassero quelle cose ce ne sarà stato un 2%. Ma perché? Perché mancavano gli strumenti e le competenze per poi poterle applicare realmente. Perché mancavano le capacità di pianificazione, le competenze quelle proprio più imprenditoriali. C'era, la filosofia c'era tutta. La spinta del cuore c'era tutta, le buone intenzioni c'erano tutte, e poi ho visto un sacco di cadaveri lungo la strada, di gente che ci provava ma con le buone intenzioni e il cuore non si va molto lontano, e per cui avevano bisogno proprio degli strumenti di pianificazione e degli strumenti in campo. Adesso che distribuisco gli strumenti di pianificazione e gli strumenti in campo, mi accorgo che faccio molto di più la differenza. Sto aiutando molto di più i miei colleghi e molto di più quelli che vogliono iniziare. Perché non gli sto dando solo delle informazioni, solo un generico sapere. Perché poi il generico sapere, siamo nell'era di internet, lo trovi ovunque. Puoi accedere a qualsiasi tipo di informazione. Se hai bisogno di un confronto con qualcuno che lo sta già facendo, qualsiasi chat, qualsiasi social network ti permette di avere confronti anche con gente che sta in Australia, facilmente e tranquillamente. Quello che mancano sono veramente gli strumenti. Sono quello che mancano, perché nel momento in cui io vedo un certo tipo di agricoltura fatta magari in Inghilterra, senza lavorazioni del suolo e cose del genere, ma poi qua non so dove andare a prendermi le forche a due mani per riuscire a fare una lavorazione che non inverta la stratificazione del suolo, e mi fermo lì e finisce che uso un trattore comunque, perché non ho gli attrezzi. Stiamo aiutando molto di più le persone così. Cioè, quantomeno stiamo rendendo accessibili tutta una serie di tecniche di coltivazione sostenibili che prima non era difficile fare perché non c'erano le strumentazioni, non c'erano le competenze. Invece così stiamo permettendo anche a quelli che seguono dei progetti come i nostri di crescere, di arrivare a quello che stiamo facendo anche noi. Anzi, molti ci stanno superando allegramente perché poi loro fanno solo quello, io invece faccio tutte e due le cose. Grazie per questa intervista e la tua presenza. Grazie a te, è stato un piacere.